Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Siete su Cartomantiche e con questo video interattivo andremo a vedere come saranno le energie dal 5 all'11 di ottobre. Restate con me. Ciao a tutti, bentrovati, come sempre bentornati, benvenuti a voi che siete nuovi qua su questo canale, siete su Cartomantique e stiamo per fare un interattivo per vedere come sarà la settimana dal 5 all'11 di ottobre. Naturalmente sono tre stese generali, però insomma interattive, quindi sicuramente qualcosina che vi riguarda lo troverete. Innanzitutto vi ringrazio non soltanto per la crescita del canale, ma anche per il successo che stanno avendo le mie piccole carte che ho disegnato per voi, che trovate nel video che è indicato qua sotto, quindi se volete andarle a vedere mi fa piacere, se poi le volete comprare ancora più contenta naturalmente. E grazie anche per l'affluenza su Wisio, dove sono ancora con tantissime richieste, quindi adesso metterò finalmente le nuove stese, però ogni tanto metterò in pausa, ve lo dico, perché così sarà più facile per me seguire le vostre richieste. Comunque, ve lo ricordo, chi non lo sapesse, è la piattaforma su cui vi rispondo con dei video alle vostre domande, quindi tornate anche lì, trovate il video qua sotto e nella descrizione del canale. Che dirvi? Allora, è stato fatto il sorteggio, l'ho comunicato sia sulla community sia alla diretta interessata, quindi stiamo aspettando di metterci in comunicazione, ci siamo già scritte e quindi poi tutto procederà come deve, insomma, quindi avrà la sua stesa video con me. Ho pensato molto se far mettere su questo video per far vedere a chi magari ogni tanto ha delle obiezioni come funziona l'estrazione, quindi adesso lascio spazio a questo minutino in cui vedrete, ve lo metto proprio qua, vedrete come avviene, vedrete da che sito e che quindi vengono pescati tutti i commenti, tutti tutti in alto, potete vedere anche l'ora, quindi è stato 24 ore dopo, e così capirete come avviene, quindi nella massima trasparenza, il sorteggio. Poi ce ne saranno altri in futuro naturalmente, quindi chi non ha vinto, se lo vuole, più avanti potrà partecipare e molto volentieri darò questa possibilità. Allora vi lascio a questo video e ci vediamo fra 2 secondi per introdurre poi la stesa. Tutta la luce del sole, come vi dicevo, ci siamo già scritte e contattate, quindi complimenti a Daniela per aver vinto. E allora adesso vi lascio a questa stesa, dove queste tre varianti, dove come sempre interpelleremo diversi mazzi di carte, ma come principalmente le Lenormand. Mi raccomando, le varianti sono sempre 3, quindi 1, 2 e 3. Scegliete quella che secondo voi in questo momento attira più la vostra attenzione. Non metteteci troppo, magari se volete mettete il video un attimo in pausa, ma poi seguite il vostro intuito e noi ci rivediamo qua fra pochissimo con la prima stesa. Allora, stesa numero 1, variante numero 1, andiamo a vedere come sarà questa settimana. Sembra ieri che abbiamo fatto quella della settimana scorsa, in effetti insomma è andata un po' così, ma anche perché c'è stato il lancio delle carte. E quindi uno dei video era così dedicato a questo, anche per farvi vedere. Mi raccomando, il video lo trovate sempre anche nella descrizione del video. Questo, se volete andare a vedere, c'è il link. Allora, vediamo come sarà questa settimana. Tagliar legna. Qua è una settimana in cui ci dobbiamo dare da fare, ragazzi. Non è una settimana che inizia all'insegna del relax. Qui c'è proprio da, anche se ci sono delle situazioni un po' in sospeso, qui c'è da darsi proprio da fare. Allora, andiamo a prendere i tarocchi degli angeli e vediamo se ci danno qualche suggerimento pratico su quello che potrebbe capitare questa settimana. In ogni caso, dirci come siamo per ora predisposti ad affrontare quello che arriverà. Diamo un'occhiata. Urca, 7 d'aria.
Alcuni progetti devono essere rivisti, avevo detto che questa è una settimana impegnativa, non tutto è come sembra, tempi magri, vabbè, tempi magri se li possono anche tenere, a me non piace, non è mai magro, se riusciamo a trovare il canale giusto per migliorarli un po', no? Quindi adesso andiamoci a prendere i tarocchi e gli arcani maggiori, vediamo qual è il consiglio e anche un pochino un rafforzamento di quest'idea di energia. A vedere. Amanti, dai, innamorato, non va male, non va male. C'è da fare delle scelte comunque, anche senza scendere subito in discorsi sentimentali, però qua dobbiamo proprio fare compiere delle scelte, quindi siamo in dubbio, ecco, quindi questo può essere, non tutto è come sembra, le cose vanno riviste, è vero, qua c'è proprio da fidarci dei dubbi che possiamo avere. Vediamo un po'. Allora, lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Persino la carta degli oracoli del cuore, sì, potrebbe essere che si stia rivolgendo a noi per quanto riguarda fattori sentimentali, però sembra proprio un periodo in cui non è che abbiamo tanto voglia di dedicarci a questo, o se ce l'abbiamo siamo presi da altre cose, al punto che ci consigliano di farci aiutare dagli amici. Quindi io andrei a vedere a questo punto anche le energie, già che ci siamo con gli Osho Zen, perché vediamo un po' anche qua. Volevo uscire. Il matto è uguale anche negli Osho Zen, quindi lasciarsi un po' andare, diciamo, siamo in un punto fermo adesso, un punto un po' d'impasse dove dobbiamo, non sappiamo bene dove andare. Questo matto, insomma, insieme agli innamorati abbiamo un'energia che c'è, ma non sa bene come incanalarsi. È un momento in cui siamo chiamati a fare un po' di lavoro extra, secondo me, in questa settimana, quindi diventa un po' pesantina, ma abbiamo la possibilità intanto di uscire da questo groviglio, proprio perché il matto però è insieme agli amanti, quindi c'è una scelta da compiere, ma l'energia c'è, e poi perché comunque non tutto è come sembra, bisogna rivedere dei progetti, però niente ci segnala che se noi ci mettiamo a lavorare questi progetti possono essere rivisti, no? E quindi poi portati a termine. Diciamo che è una settimana un po' più impegnativa di altre, no? Vediamo un po' il taglio. Allora, qui abbiamo una sorta di, come dirvi, di taglio fortunato, qualcosa che se ne va, che era lì, che ci pesava. Forse riusciamo in un qualche modo a liberarci di qualcosa, dobbiamo lavorarci un po', però improvvisamente qua ci segnala una gratificazione, quindi alla fine, come sempre, le nostre amichette sono più simpatiche di tutte le altre, anche con tutto il rispetto, adesso che non se l'abbiano male, però sono più simpatiche, più ottimiste, ci dicono: guarda che se ci lavori su, qua ce la si può fare, bisogna solo tagliare quello che non serve e vedrai che la ricompensa arriva. Quindi i tempi sono magri fin tanto che sono magre le nostre energie, e questo è diciamo, una cosa, queste sono volute venire insieme, è una cosa che per quanto mi riguarda è sempre così, è sempre così. Quindi insomma, a volte però qual è il problema? Che non è facile risollevare le energie. Guardate, qua ci sono delle buone occasioni, quindi non siamo proprio sfortunatissimi. Abbiamo, ecco, tanto il cane a rovescio. Insomma, qui c'è un po' da discutere, c'è tanto da lavorare, è vero, c'è da lavorare, però abbiamo una situazione dove, guardate, guarda un po', tra voi e la persona di vostro interesse abbiamo proprio il cane che ci segnala gli amici, ci segnala in realtà anche la possibilità di una certa possibile distrazione. Così come può anche segnalarci invece il fatto che il vostro rapporto, se già ne avete uno, magari si è un po' instradato verso una sorta di piattume, dove magari la passione non è proprio la prima parola che vi viene in mente quando ci pensate. Sta di fatto
che qui adesso andremo a vedere quando li copriamo. Non è una settimana, come vi dicevo, all'insegna della sfortuna o di quello che va tutto male. Tempi magri, d'accordo, può darsi, c'è da discutere fino alla fine, quindi ci sono cose comunque da sistemare, però esiste anche una novità nelle comunicazioni, è possibile anche rimettersi un po' in gioco. Tutto sta nel risolvere questa prima parte che adesso dobbiamo andare a vedere, però se dobbiamo andare prima a leggere, come facciamo sempre, la frase partendo da sinistra a destra, poi facciamo gli abbinamenti naturalmente, abbiamo che tra voi e la vostra persona, vostro partner, se parliamo d'amore o colleghi o insomma colleghi perché qui siamo allo stesso livello di lavoro o comunque chiunque in questo momento occupi la vostra, diciamo, preoccupazione in questo momento, io qua la vedrei più come una stesa di lavoro naturalmente, c'è secondo me qualcosa da risolvere, potrebbe esserci l'intervento, cioè l'entrata in scena di qualcuno che distrae un po', anche se il cane è sempre qualcosa ancora in termini diciamo moderati, chiamiamoli così, e c'è però la possibilità di cogliere a volo l'opportunità di iniziare un dialogo che però rischia di diventare molto pesante, quindi questo tagliar legna, ahimè, è sempre lì, quindi diciamo che non tutto è come sembra, qui potrebbe anche essere questo intervento degli amici che vi aiutano a cercare di rattoppare una situazione o sull'amore o per il lavoro che insomma, non è messa benissimo, no? Quindi c'è da fare comunque una scelta, scelta dalla quale si fa fatica un po' a uscire. Ovviamente adesso andiamo a vedere. Io penso che qui si tratti più che di amici che vi aiutano, di qualcuno che è entrato. Vediamo, insomma. Allora, qui sono in arrivo un po' di guai, diciamo che le comunicazioni sono un po' difficoltose, effettivamente direi che per chi è in questa stesa, la maggior parte di chi è in questa stesa, in amore, forse è un po' distratto rispetto a chi, alla persona ufficiale, quindi non alla persona amata, possono essere due cose diverse e qui me lo dice proprio, ecco allora perché c'è l'innamorato, ecco allora perché abbiamo alcuni progetti che devono essere rivisti e altro che diciamo che qua la persona ufficiale secondo me prova dei sentimenti per voi, ma voi state nutrendo dei sentimenti per qualcun altro o comunque avete nella testa qualcun altro, perciò questa carta di andare in pubblico, insomma, diciamo, probabilmente i vostri comportamenti ultimamente sono stati decifrati, anche se non credo che siate andate proprio a spiattellare la situazione alla vostra persona ufficiale, però, per quanto riguarda questa persona ufficiale vi conosce bene, quindi ha dedotto che sta succedendo qualche cosa. Difatti abbiamo anche una certa gelosia, in questo senso. Abbastanza posso dire giustificata. Nella ipotesi più pacifica potrebbe essere invece che anziché avere già degli interessi per qualcun altro, vi stiate mostrando più distratti nella relazione, se avete una relazione. Se non l'avete, voi vi state interessando a qualcuno che è diverso dalla persona che invece ha interesse per voi, capito? Quindi è sempre un discorso di interesse incentrato su qualcosa di diverso da quello che dovrebbe, almeno nella mente di questa persona qui, c'è sempre qualcuno che rimane un po' a bocca asciutta e non siete voi. Quindi qui si sta già profilando all'orizzonte una possibilità di scontro, o comunque diciamo che state cercando di barcamenarvi un po', avete però molte occasioni sia di distrazione, sia di qua addirittura di comunicazione con qualcun altro e state sentendo che questa situazione nuova,
vi calza a pennello, quindi se al centro abbiamo una diffusione, quindi una cosa, una comunicazione, un'espansione fortunata con chi adesso, guardate, questi sono proprio social e internet, cioè l'abbinamento non mi lascia dubbi, quindi vi vedo un po' birbantelli, nel senso che magari avete una relazione fissa da un po' con qualcuno, ma intanto qua si fa, ci si guarda e ci si scrive su internet, in chat, cioè, ecco, e sentite di sentirvi meglio però con questa seconda persona. Quindi, che succede? Le comunicazioni col partner sono pesanti e in arrivo ci sono proprio, a causa di queste cose, ci sono un po' di liti e di dissidi che penso che abbiano proprio un po' di lavoro davanti, quindi dovrete poi vedere come barcamenarvi. Ripeto, questa è la maggior parte di voi. Può essere, certo, può essere anche vista a rovescio, che quindi magari il partner, pur sembrando un po' distratto, comunque vi ami, però le comunicazioni sono comunque difficili, ma vi assicuro che se io dovessi fare una scelta, e la faccio, vi dico che io qua che vedo sono le siete voi che in questo momento non ci state tanto lì dentro in questa cosa, e quindi avete altre direzioni da prendere, o comunque vi sentite incuriositi a vostro agio ad espandere un po' il vostro orizzonte, questo in amore. E allora capisco la scelta e capisco anche il matto, nel senso che per voi adesso è come se si presentasse una nuova possibilità, che non è piccola, insomma, perché vi sentite proprio a vostro agio. Avete capito che basta uscire da questa relazione, dove peraltro, ripeto, il partner, una parte è innamorato perché l'abbiamo, e vi sentite meglio, quindi vi state facendo delle domande, quindi non tutte come sembra, e no, e no, soprattutto voi, direi, non siete la situazione non è come sembra. Per chi, ripeto, come dicevo prima, non ha una relazione e magari puntava a qualcuno, sta puntando a qualcuno di un po' più intrigante, un po' più difficile, però sappiate che c'è qualcuno che invece sta puntando voi, quindi magari drizziamo, come dico sempre, un po' le antennine, perché comunque vale la pena di considerare tutti, no? Prima di prendere le decisioni. C'è comunque un po' questo blocco a comunicare con questa persona che nutre interesse per voi, insomma, è un po' la situazione è così, dove voi state cercando di andare da un'altra parte, quindi progetti da rivedere, se siete in questa relazione stabile è proprio la relazione che è da rivedere. Farsi aiutare dagli amici, sì, si può vedere un po' questo cane come qualcuno che si mette di mezzo ad aiutarvi, a cercare di conciliare, di mediare, se però avete già, come vi dicevo, dato spunto al vostro partner, alla vostra partner, di capire che avete la testa altrove, quindi per prevenire delle liti, che peraltro vi assicuro che secondo me arriveranno, mi spiace, ma le vedo, allora potete eventualmente farvi aiutare da qualcuno. Sta di fatto che qui chi è in questa stesa, lo dico e lo ripeto, e ha una relazione, non è con testa e cuore al 100% dentro in questa relazione. Quindi si sta già facendo delle domande e si sta già orientando altrove, quindi insomma è inutile che ripeta, che qua ci sarà da lavorare su questa cosa. Quando avrete scelto che cosa fare, qui carte di scelte però per questa settimana non ce n'è, vi posso dire che sono in arrivo comunque un po' di discussioni, vi sentirete anche magari un po' a disagio, forse adesso in colpa mi sembra eccessivo, però comunque state prendendo le misure, diciamo, quindi è così. Se state aspettando un ritorno, anche qui il ritorno, io qua sì, forse qui più che in altri casi aspettiamo, magari facciamoci aiutare da qualcuno, è comunque un ritorno un po' faticoso che non arriva adesso. Avrete la conferma dei sentimenti della persona che state aspettando, però io qua vi vedo che il ritorno l'avete aspettato a lungo e vi siete anche un po' rotti, sacrosanti, quindi se volete andare, poi dopo eventualmente più avanti se ne riparlerà, ma qua stiamo proprio cercando delle vie alternative, quindi a chi è lì che aspetta, io dico sempre, se c'è di meglio, andate, perché non si può fare la muffa tutte le
aspettare che qualcuno si decida. Queste sono carte che nel caso possono anche, cioè se state aspettando da lunghissimo tempo e vi accorgete che ve ne piace, vi piace qualcun altro, non c'è niente di strano, quindi assecondate questo sentimento, questo è quello che mi dicono le carte, altro che rivedere i progetti. Io non vedo i tempi magri qua, per niente, vedo che non tutto è come sembra, questo sì, questo sì. Allora, è una stesa sicuramente molto molto orientata al lavoro, all'amore, scusatemi, però una parolina sul lavoro che potete bene immaginare, le energie sono sempre quelle, per cui non è che andiamo a indovinare niente. Voi siete in questo momento insoddisfatti di quello che state facendo o di quello che non state facendo, però se siete già in una realtà lavorativa, state dando segni di stanchezza. Però non potete, cioè non potete, non siete nelle condizioni di recriminare, non vi è stato fatto alcun torto, siete voi che non ne potete più e quindi vi state dando da fare e qui altro che internet, qui vi state proprio cercando di espandere a macchia d'olio per trovare qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo che c'è, anche qua, comunicazioni magari un po' nascoste, un po' così, giusto, ma qua perché insomma non volete amareggiare nessuno. Chi è lì con voi ha capito l'antifona, come ho detto per prima, e quindi qua si prospetta, insomma, bisogna tagliar legna perché secondo me avete già preso di mira una posizione che potrebbe attirarvi di più, potrebbe soddisfarvi di più, e quindi anche qui si prospettano nuove situazioni. Qui veramente non mi sembra il caso che vi sentiate a disagio, che vi blocca un po' magari il fatto di andare via senza un reale motivo, se non per l'insoddisfazione. Come vedete, arriveranno delle notizie da voi, arriveranno anche purtroppo queste liti, ma poi dopo io liti, queste discussioni, scusatemi, qui non sono liti, sono discussioni magari un po' amare, se state lasciando un posto dove effettivamente non vi è stato fatto nulla, no? E quindi è un po' difficile, non c'è lo spunto da prendere. Per chi invece è in società con qualcuno, stesso problema, mi ripeto molto brevemente, il problema è che se avete un socio ma avete preso di mira qualcos'altro, il socio non vi ha fatto niente, però sta iniziando a comprendere che le cose stanno cambiando e dovrete affrontare la cosa. Se siete per i fatti vostri, allora qua si tratta proprio di aver preso un altro interesse nel vostro lavoro. Qui c'è poco da fare a questo punto, perché in proprio io direi che si tratta semplicemente di avere il coraggio di affrontare la revisione di alcuni progetti. Chiaramente non abbiamo nessuno a cui dover comunicare questa cosa. Le energie, come vedete, sono sempre quelle, quindi è difficile, fortunatamente è difficile che cambino, no? Il discorso è sempre lo stesso. È una settimana in cui non vedo carte particolari che ci indichino variazioni o fluttuazioni economiche, e questa è sempre una bella notizia. Quando non escono notizie di questo tipo, con fluttuazioni, io tiro un respiro di sollievo, anche se comunque, ecco, qua vedo una situazione in cui se avete queste curiosità potreste voler cambiare banca, per esempio, però non esce nessuna carta che ci rimandi a una struttura di questo tipo, però potreste decidere di cambiare tipo di investimenti, anche se io qua vedo proprio lasciare il certo per l'incerto, che però tanto incerto non è, perché vi attira e lo state approfondendo. Questa è la frase di questa settimana. Difatti abbiamo il matto, cioè voi avete proprio tendenza a sentirvi trascinare da tutto ciò che è nuovo, da tutto ciò che quasi come per caso è entrato nella vostra vita e vi ha fatto un po' aprire gli occhi per farvi dire: ma io non sto bene dove sono. È proprio così che viva questa settimana. Finisce con, purtroppo, ma non esageriamo, finisce con la presa di coscienza di questo tipo di energia, e quindi con questo tagliar legna, diciamo, che vi accompagna dall'inizio alla fine. Potrebbe essere una buona settimana, lo dico perché
magari qualcuno lo fa, io no, per delle piccole vincite, perché comunque abbiamo un'espansione della fortuna, quindi si moltiplica un po' questa nostra possibilità, nostra vostra, perché io di fortuna al gioco, ma neanche, io ogni tanto ho provato anche per scherzo, ma niente, però se qualcuno di voi lo fa, potrebbe essere una buona settimana. Abbiamo comunque una settimana, non ci crederete, nonostante tutto questo macello emozionale, abbiamo una settimana in cui piano piano le vostre energie tendono a risalire se siete stati in energie basse. Sembra strano perché dovete affrontare appunto questa cosa, però in questo momento le vostre energie sono bloccate da un problema di comunicazione, come vi dicevo, no? Il fatto di dover prendere atto e poi comunicare qualche cosa. Nel momento in cui vi mentalizzate sul fatto che avete preso una decisione, qualunque essa sia, allora iniziate ad avere chiaro il vostro percorso, quindi pur affrontando, decidendo di affrontare dei confronti, scontri, insomma, comunque qualche litigio, qualche discussione, nella peggiore delle ipotesi, allora in quel momento questo matto il salto lo fa, questa carta dell'innamorato ha scelto, e quindi una volta fatta la scelta, l'ostacolo rimane alle spalle e non blocca più il vostro flusso, il vostro benessere, e vi mentalizzate, iniziate a decidere che è il momento di affrontare tutto, e a questo punto un po' si sblocca l'energia. Non credo che sia una cosa che si sblocca in una settimana, sia che per quanto riguarda l'amore, sia per quanto riguarda il lavoro. Però è importante prendere atto per tutti coloro che erano rimasti in sospeso con più posizioni, che magari aspettavano questa settimana per sapere come andava e sono in questa stesa. Questa è una settimana importantissima perché, vuoi per fattori esterni, tipo che avete dato un po' nell'occhio, vuoi perché siete stanchi di stare in bilico e vi sentite fortemente attratti, ma quasi magneticamente, dall'altra situazione, lavoro, amore, comunque da quella che state valutando, qua si compie il salto. Il salto consiste proprio nel decidere che è il momento, bisogna affrontarlo. Poi quanto ci metterete a risolvere o a chiarire, dipende chiaramente da ognuno di voi, però qui decidiamo che è il momento di agire, quindi non è che proprio possiamo torniamo a casa con le pive nel sacco. È una settimana interessante, un po' impegnativa, quello sì, tutta all'insegna di questi, che alcuni progetti vanno rivisti, allora sia nella vita di coppia sia nel lavoro, magari come vi dicevo anche nell'investimento di denaro. Quello che non va rivisto, se vi interessa, è una settimana con fortuna. No, fortuna e insomma, se volete qualcosina, non so, giocare sempre poco, mi raccomando, perché non è che escano cose da capogiro, però potrebbe essere la settimana giusta, quindi chissà mai che magari non vada in porto almeno questa cosa e non vi dia questo sprint. Per il resto rassegnatevi un po' a fare un po' fatica, ecco, però è una fatica, pensate che poi dopo, pensate lungo, pensate che poi una volta fatta è andata. E la vostra vita prende la piega che desiderate. Ok? Beh, quindi insomma, stesa numero uno, variante numero uno, non è che sono sempre rose e fiori, ogni tanto bisogna anche un po' metterci nel nostro, non che fino adesso non l'abbiate fatto, mi immagino che tutti avremmo fatto fatica allo stesso modo, però adesso per voi è proprio il momento di contare fino a tre e partire e decidere. Decidere, sappiate che comunque non siete gli unici ad aspettare questa decisione, c'è qualcuno che aspetta un po' insieme a voi. Bene, con questo io per forza vi invito a mettere il like, ma soprattutto prima un bel in bocca al lupo, vi invito a iscrivervi al canale e attivare le notifiche, mi raccomando, se volete le carte di cartomantica, che sono queste, le userò prima o poi per fare un video apposta, però non sono queste qui. Trovate il link qua sotto, come sempre, nella descrizione del video. Io vi aspetto intanto per la prossima volta qui con me su Cartomantica, e nel frattempo vi faccio di nuovo un enorme in bocca al lupo. Ciao. Variante numero 2. Allora, anche qui andiamo a vedere, partiamo dalle energie e vediamo un po' come parte in questa settimana, come siamo messi, sperando che la situazione insomma sia un
un po' rilassante, non voglio fare riferimenti alle altre stese, però insomma c'è chi ha un po' da lavorare la settimana che arriva. È tempo di fare un sonnellino, e qua è come se fossero in sequenza, ma la settimana è la stessa. Qui è proprio, c'è bisogno di darsi un po' una calmata, magari siete molto molto agitati, magari reduci da un periodo un po' stressante. Qui è il momento di prendere le cose con più calma. In alternativa, come sappiamo, può segnalarci eventualmente insomma, la pausa in qualche cosa che magari non vogliamo noi, però ci dice: guarda, questa carta forse adesso è inutile che ti accanisci, stai lì. È possibile, vediamo di che cosa vogliamo parlare qua. Il rinnovamento, rivedi e valuta giudizio favorevole sui fatti. È tempo di andare in una nuova direzione, quindi rivedi e valuta, fatti un pisolino. E poi, però, qui è il caso di andare da un'altra parte. Vediamo andare da un'altra parte per chi già si sta mettendo le mani nei capelli, pensando alla relazione che magari sta andando male, oddio, bisogna cambiare. No, magari basta cambiare l'impostazione di questo rapporto e già si inizia a ragionare. Quindi una pausa piccola, si rivede, si valuta e si capisce da che parte andare. Il mago. Allora, come la mettiamo col mago, il fatto di fare un sonnellino? Il mago ha tutto pronto per partire, il mago è iniziativa e anche a volte una visione un po' distorta dei fatti, potrebbe essere anche così. Però, quello che vedo io qui è che forse si riparte carichi dopo una piccola pausa, dopo una riflessione. Allora, prima di tutto ama te stesso, visto? Qua il pisolino è per voi. Pisolino, sonnellino, chiamatelo come preferite, però insomma qui bisogna che prendiate una pausa e vi mettiate un po' tranquilli, direte voi, sarebbe, se fosse facile sarebbe subito fatto, no? No, non è facile, a volte è molto più difficile stare tranquilli che agitarsi, anzi direi che la maggior parte delle volte è proprio così, però qua è necessario pensare a se stessi. Quando è necessario, bisogna ascoltare i segnali. Allora, il creatore, che mi sta bene con questo bagatto, con questo mago. Dunque, qua bisogna ricaricarsi. Questa è una settimana in cui bisogna ricaricarsi, centrarsi su se stessi, cambiare alcune cose, magari proprio partendo da noi stessi, ricalibrarci su quello che desideriamo e poi ricominciare. Messaggio forte e chiaro, direi, dalle vostre carte. Allora, qui veramente altro che sonnellino. Qui bisogna veramente, veramente dare per conclusa una fase, secondo me, capire che cosa c'è stato che non andava e che cosa invece poteva essere da salvare, perché non è che si butta sempre via tutto. E poi dopo però abbiamo le cose belle che arrivano. Quindi qui bisogna proprio, tra l'altro il rinnovamento, il 20, gli arcani maggiori, quindi il giudizio. A volte io lo accosto a questo bellissimo bouquet che ci dice che torna finalmente qualche cosa per noi, arriva, ci torna un po' indietro quello che abbiamo lasciato per strada, però qua il cammino è piuttosto chiaro, qua il cammino è, dobbiamo veramente prima prenderci un momento per noi stessi e capire intanto cosa vogliamo, no? Vediamo un po'. Prima cosa ci raccontano per questa settimana e poi andiamo a guardare. Urca, se avete bisogno di un sonnellino, qui le energie non ci sono più, qua le energie sono finite. Cosa avete combinato? Che cosa è successo? Allora, qua bisogna veramente darsi una calmata. Rischiamo di finire
senza, completamente spompati, completamente senza energie. Abbiamo bisogno di metterci in armonia, e qui l'armonia purtroppo non accettiamo dei cambiamenti, non accettiamo la necessità di cambiare. Abbiamo davvero come se ci mettessimo le mani davanti agli occhi. Ci sono stati dei segnali per dei cambiamenti che sono in arrivo, ma sono già arrivati, secondo me. Non li vogliamo proprio accettare. Qua abbiamo una completa chiusura riguardo a qualcosa che è finito, però guardate che qua abbiamo anche qualcosa che può iniziare, quindi vediamo bene, vediamoci chiaro, no? Però certo che questa è una settimana che questa stesa si rivolge a chi, soprattutto in amore, ha affrontato una chiusura o non vuole vederla e quindi rimane lì un po' fermo, un po' proprio prosciugato in energie e non sta facendo passi avanti qua. In questa stesa siete veramente, benché abbiamo un creatore e il mago, quindi tutto sia pronto per una vostra ripresa, però qua non accettate probabilmente un tradimento, comunque probabilmente anche le cose non sono andate male, ma in un modo in cui non vi aspettavate, perché potevano andare male come vi aspettavate voi, non sareste stati più contenti, però sarebbe tutto stato più previsto, più non gestibile, insomma, più accettabile. Invece qui proprio c'è stata una sorta di sorpresa, no? Di qualcosa che vi ha proprio destabilizzato e adesso vi state recando le ferite. Non volete fare pace con questa cosa, non volete accettarla. C'è proprio una chiusura e siete, direi, piuttosto malconci come energie. Adesso non vi vedo proprio come potreste invece essere, e cioè se l'aveste accettata, più carichi e pronti a ricominciare. Qua bisogna darsi proprio darsi una calmata, insomma, non è semplice, però bisogna fare i conti con questa cosa. Eh sì, visto che l'ostacolo è la vostra chiusura, altrimenti qua le cose belle per voi ci sono in arrivo, ma c'è questa chiusura mentale, ma anche fisica, cioè qua gente che non esce, vedete che qua ci sono questi topolini con il giardino, quindi vi state quasi limitando, vi state colpevolizzando, vi state facendo mille domande per come sono andate le cose, c'è poco da fare. Allora, potrebbe esserci una schiarita, non credo un ritorno se questo che state sperando, però insomma, per alcuni di voi magari sì, ma qui siete voi che siete chiusi. Allora, questa settimana bisogna ritirarsi su. Qua bisogna ritirarsi su, bisogna smetterla di colpevolizzarsi, smetterla di pensare che gli altri hanno sempre ragione e noi siamo i fessi della situazione. Bisogna cercare di ritrovare la centra, di rimetterci proprio dove apparteniamo, e non farci guastare le certezze che sono alla base del nostro benessere dagli altri o dall'altro. Qua attenzione, perché rischiamo di perdere un pochino il senso della misura. Va bene ascoltare sempre gli altri, va bene che i consigli, quando sono richiesti, io insisto, i consigli devono essere richiesti, perché altrimenti sono gente che si impiccia, ma questo è un mio punto di vista. Comunque, i consigli sono sempre una bella cosa, e voi avete chi vi illumina, avete chi sa come prendervi, diciamo, per tirarvi sul morale, ma questa volta non ce la fa. Qua dovete assolutamente riprendervi in mano la vostra vita. Frate, persino qua, prima di tutto amate stesso. Qua non ci parla di amore per altri, non ci parla di altri partner. Qua persino gli oracoli degli angeli del cuore ci stanno dicendo risintonizzati, amico, perché qua stai vedendo le cose nel modo sbagliato. Infatti, qua dice rivedi e rivaluti, giudizio favorevole sui fatti, è tempo di andare in una nuova direzione, muoversi, cioè qua c'è la possibilità di progredire. Allora, in amore qui, vabbè, intanto è qualcuno che è stato lasciato e non riesce a superare la cosa. Insisto, anche qua potrebbe essere non solo per un fatto di cocciutaggine, ma anche perché le cose sono andate malamente, non sono andate come pensavate, anche quando avevate ipotizzato in passato lontano. Se mai finisse, finirà così. No, sono finite così. Probabilmente qua c'è stato anche un tradimento, ma ahimè,
a parte il tradimento in sé, tradimento da qualcuno di cui vi fidavate tantissimo, quindi non soltanto il partner, ma probabilmente tradimento con un amico, un parente, una persona stretta, insomma, da cui fate fatica qua ad allontanarvi, addirittura desiderate proprio cambiare completamente ambiente, non vi riconoscete più nei posti in cui siete stati felici, quindi qua è proprio difficile la situazione, ma è sicuramente poi risolvibile. Queste due carte ce lo dicono molto chiaro, ma anche queste che sono quasi in chiusura, quindi questa settimana è la settimana in cui fare pace con quello che è successo, prima o poi tanto succede, quindi meglio prima che dopo, no? Fate pace con quello che è successo, cercate di lasciare andare, pronti a ripartire. Guardate che abbiamo queste carte che ci spingono, ci dicono è tutto pronto per ripartire. Cosa stai aspettando? Qui abbiamo addirittura il sole con il cavaliere, quindi questo cavaliere arriva già mosso da buone notizie, no? Quindi è qualcuno che qualcuno, qualcosa o anche la sola situazione è pronta, però voi non riuscite a superare. Cosa c'è di blocco? Qua vi dice addirittura rivedi e rivaluta, benissimo. C'è questa chiusura, questa fine che non riusciamo a dimenticare, che noi riteniamo insormontabile. Io ho rispetto ovviamente per tutti e per tutto, quindi in questo senso non mi metto a sindacare sul fatto se state esagerando, se state, non è mai, una cosa non esagera mai, uno sente quello che sente. È chiaro, quindi certe cose sono più difficili da accettare, lo capisco, però qua le carte vi stanno dicendo bene, però sappi che se appena appena riesci a fare questo sforzo c'è tutto pronto, guardate, abbiamo questo sole che spinge verso la fine della settimana, no? Mentre vi state facendo minare il vostro benessere da queste serpi, le serpi non sono soltanto le malelingue, la gelosia, i traditori. Sono gli incantatori, no? Come serpente. Quindi state vedendo le cose ormai da una prospettiva che vi tiene lì ipnotizzati, ma intanto è cambiata la faccenda e voi dovete progredire. Quindi questo è proprio per chi non riesce a superare un ostacolo. Questa settimana, se riesce a fare centro su se stesso, se riuscite a. Non è facile, però provate a incentrarvi su di voi e questo non fa di voi una brutta persona perché siete egoisti, ma per niente, la prima persona di cui dovete prendervi cura siete voi, perché se anche volete aiutare gli altri, anche questo è indispensabile, se voi non vi prendete cura di voi stessi e del vostro benessere, come diavolo li aiutate gli altri? Non si può, no? Quindi questa è una settimana in cui vi si dice se ce la fate a passare questo ostacolo, se ce la fate ad accettare questa chiusura che ancora vi tormenta, bene, questa è la settimana di cambio, è tutto pronto. Quindi, se dovete chiarire delle cose con un partner con cui c'è stata una chiusura, per non lasciare niente in sospeso, fatelo, perché qui la comunicazione è possibile. Dovete chiudere, dovete, cioè chiudere, dovete mettere punto, non lasciate le cose in sospeso, se no arriviamo qui. Questo se avete subito una rottura, no? Da parte di qualcuno, probabilmente per un tradimento. Se siete in coppia e ancora non è esploso niente, però qua è tempo di fare un sonnellino, anche lì basta con tirare avanti, tirare avanti, tirare avanti. Fate pace con l'idea che evidentemente questa cosa non funziona, cercate di tirarla fuori. Finché rimane tutto bloccato così, rimanete bloccati anche voi. Quindi affrontate le cose. Certo, direte, ma se c'è scritto di fare un sonnellino, devo farlo proprio sta settimana. No, allora il sonnellino è inteso come un mettersi in pace, prendersi del tempo per se stessi. Questo è il sonnellino inteso da queste carte. E difatti tutto dice che bisogna mettersi sereni, bisogna prendere atto, insomma, di questa cosa e progredire, d'accordo? Quindi anche qui ci vuole coraggio, ma sicuramente questo coraggio, visto che avete dentro di voi un'energia che sta cercando di venire fuori, lo potete trovare. Il segreto è proprio quello di concentrarci su noi stessi, quindi il sonnellino nel senso di esercitare
il rispetto di sé, ama te stesso e altro che, no? Quindi qui c'è proprio bisogno di fare un salto di qualità. Per i single qua siete voi un po' bloccatini, secondo me forse scoraggiati dal fatto che non si vede niente di positivo all'orizzonte, invece secondo me qualcosa all'orizzonte ci sarebbe, ma vi state un po' scoraggiando e quindi un po' autocommiserando, che è normale, però anche qui sonnellino nel senso rivalutatevi, magari non so, fate qualcosa per voi stessi, qualcosa che vi faccia sentire bene. Vedete quell'amico che non volevate vedere perché tanto chi se ne frega, ormai per me la vita è finita. Insomma, diamoci una mossa, ma mettiamo a tacere queste voci che stanno cercando di affiorare e che sono a dir poco pessimiste e sicuramente molto poco costruttive. Ok, quindi rivediamo anche qua la situazione. Qui è il momento di ricordarci chi siamo. Allora, ovviamente stesse energie anche per quanto riguarda il lavoro. Io qua vedo persone che pesantemente hanno avuto delle delusioni, ma pesantemente hanno subito delle delusioni sul lavoro. Io qua, quando parlo di delusioni sul lavoro, o l'avete perso, e è altro che delusione, e qui proprio c'è la mancanza di forze nel cercare qualcos'altro. O il lavoro che avevate è stato ridotto, perché comunque abbiamo questi toponini, ci parlano anche di riduzione, quindi adesso non sapete cosa fare, vi vedo proprio sperduti, ma allo stesso tempo poco desiderosi di proporvi, anche se sapete che è quello che dovreste fare. Se avete una professione per i fatti vostri, anche qui è successo qualcosa, o vi hanno portato via dei clienti, o comunque qualcuno, potrebbe essere un rappresentante o così, vi ha un po' tagliato la strada, è andato dalla concorrenza, insomma c'è qualcosa che qua vi ha proprio pesantemente ferito, anche a livello professionale ma anche personale, e siete in un momento in cui dite no, vabbè, basta. Non so cosa fare, è successo questo, quest'altro, quest'altro. Ecco, in questo senso dico autocommiserazione, non chi lo fa babbo morto perché per sentirsi dire ma no, qua avete degli ottimi motivi, purtroppo, anzi pessimi, scusatemi l'equivoco nel termine, no? Allora, qui è il momento, approfittate perché la situazione porta, la settimana può portare delle novità. Certo, arrivano verso la fine perché? Perché voi impiegherete questa settimana, come io spero, a rimuovere questi ostacoli che sono questo abbassamento di energia, questo abbassamento di desiderio di fare, che peraltro fa parte di voi, quindi anche questa mancanza vi fa sentire un po' straniti. Se riuscite a fare pace con quello che è successo e anziché rimpiangere, anziché, non è facile neanche qui, però dico, si può, anziché recriminare, e ci starebbe recriminare perché qui avete subito veramente qualcosa di brutto. Dovete in questa settimana pace e bene, no? Riprendetevi in mano la vostra vita, semmai pianificate, semmai cercate di lasciarvi alle spalle tutti i sentimenti brutti, le sensazioni brutte che sono arrivate e ricaricatevi, ricaricatevi per poter poi partire, perché qui arriviamo proprio come anche per l'amore, a ridosso della settimana dove ci sarà questo contrasto tra come siete stati e come invece potete essere. E a seconda di dove va l'ago della bilancia, qua potreste captare già delle ottime novità in arrivo. Certo che però se siete comprensibilmente con le energie sotto la suola delle scarpe, o non captate queste novità in arrivo, o molto più semplicemente le captate ma fate spallucce dicendo vabbè, tanto cosa vuoi, ormai è andata come è andata. No, no, qui veramente guardate che le possibilità ci sono, ma dovete riconcentrarvi, dovete essere più aperti. Lo so che quando si prendono delle batoste non è facile, però guardate, rivedi e valuta, giudizio favorevole sui fatti, ok? È tempo di andare in una nuova direzione. Guardate che qua tutte queste carte ve lo stanno dicendo, e anche queste, soltanto che abbiamo questa chiusura alla fine, come dire, state. Allora, o c'è la chiusura che blocca, tua, però tu
tutte queste carte si augurano davvero che non sarà così, per non parlare di queste. Quindi o continua a bloccare oppure guarda che c'è l'energia creatrice, ci sei tu col mago, con la bacchetta in mano, è qualcosa che sta per iniziare. E non è semplice. Qui vedo qualcosa anche riguardo a questioni familiari. Allora qua, qui c'è proprio, vi vedo come qualcuno col broncio. Se siete preoccupati perché c'è una situazione familiare dove magari non vi parlate più, o magari si è bloccato anche qualche cosa oltre i legami affettivi, quindi qualche cosa di insomma, più concreto, economico, eccetera, beh, allora se mostrate un po' più di apertura, io credo che qualche segnale sia già arrivato. Vi vedo proprio, vi immagino con il broncio, le braccia conserte, tipo un brontolo di Biancaneve. Avrete i vostri ottimi motivi, però visto che questa situazione così di stallo vi sta comunque dando fastidio, una delle due, scegliete cosa preferite, quale carte vi spingono vigorosamente a scegliere un minimo di apertura, perché poi può succedere tanto di bello. Quindi è un blocco, sia ben inteso, in tutte le situazioni che ho esaminato non è un colpevolizzarvi perché avete il blocco, perché come vi dicevo, vista la batosta che è arrivata, è più che comprensibile. È un invito, come per se dicessero guarda che è peccato, cerca prima possibile di innalzarti, di darti il giusto valore che hai. Quindi è vero, è successo, però non è perché sei tu, è successo. Vai avanti, prosegui, vedrai che andrà meglio. Quindi una settimana è tempo di fare un sonnellino, per dirla banalmente, senza voler banalizzare le vostre sensazioni un po', così scariche. È tempo di fare un sonnellino, ma anche è tempo di mettere da parte tutte le paranoie, in cui noi magari ci mettiamo come se fosse stata un po' anche colpa nostra, e non ero abbastanza, non ho fatto abbastanza, non mi sono spesa abbastanza. No, no, qua non dice questo. Voi avete fatto voi stessi, tornate a esserlo, lasciate perdere gli altri, andate avanti. Questa è proprio una stesa che vi incoraggia al mille per mille a valorizzare, a ripartire da voi. Ecco, quindi insomma, è la missione di questa settimana. Velocemente, proprio un accenno, se qualcuno sta cercando di trasferirsi o di cambiare casa, la casa ci sarebbe anche, ma non vi piace. Quindi qua vedete voi, arrivano delle proposte. Per adesso direi che questa vostra chiusura in questo caso è più che lecita, e quindi lasciamolo stare il mago. Se fate qualcosa nella vostra vita è un conto, ma se state cercando casa, non la trovate, ne trovate una, se poi non vi piace non è che bisogna prenderla per forza, perché lo dicono, non è normale, cioè ci vanno a vivere loro in una casa che non vi piace e voi aspettate, vedrete che comunque arriva. C'è il vostro veto, sì, c'è il vostro blocco in quelle che potrebbero arrivare in questa settimana, però poi dopo vedrete che la situazione si sbloccherà alla grande, ok? Quindi qui bisogna proprio darsi una giratina dietro, una ricaricatina. Se avete bisogno, prendetevi i vostri tempi, avete tutta la settimana per fare pace con quello che è successo, però è veramente arrivato il momento. Adesso basta, gli altri, la vostra energia se la sono risucchiata fin troppo, adesso dovete proprio sonnellino, ma di ricarica, come quando si rimette sotto carica qualche cosa, fino a quando dovete lampeggiare verde e mandare via questi blocchi. Allora vedrete che qui si riparte, ok? Beh, allora, stesa numero 2, anche qui. Pensavo che fosse all'inizio una settimana di riposo, invece qui sì, anche di riposo, però dai brutti pensieri. Da lì possiamo poi ripartire, ok? Quindi mi raccomando, come sempre, iscrivetevi se non avete ancora fatto, attivate le notifiche, mettete il like e comprate le carte di Cartomantic se volete, che trovate nel link qua sotto, nella descrizione del video, anche in quella del canale. Per il resto io vi faccio di nuovo in bocca al lupo e vi aspetto qui come sempre la prossima volta insieme a me su Cartomantic. Ciao! Variante numero 3. Vediamo questa settimana per chi ha scelto la variante numero 3 come andrà. Anche se
dalle prime due già mi sono fatta l'idea che insomma potrebbe essere comunque una settimana, diciamo, di elaborazione dati un po' per tutti in modi diversi, chiaramente con le sfumature da una variante all'altra, però io quello che vedo qua è che in linea di massima dobbiamo un po' riprenderci in mano la nostra vita. Qui e ora, appunto. Vediamo un po' che cosa ci dicono i tarocchi degli angeli. Poi molto presto arriveranno anche i miei due oracoli. Intanto, se volete, ci sono le carte di Lenormand all'indirizzo che trovate qua sotto. Prima o poi farò anche un video di dimostrazione. Faremo una specie di interattivo in cui vi farò vedere come leggerle. Ma comunque sono fatte apposta perché chiunque le possa leggere. Vediamo cosa ci dicono per questa settimana e chi ha scelto la variante numero 3. La sacerdotessa. Segui il tuo intuito, sii paziente, rifletti attentamente su ciò che vuoi prima di agire. Sì, qui e ora. Anche qui abbiamo, secondo me, una settimanina di quelle un po' tanto impegnative, ma produttive, semplicemente rivolta più che ai fatti concreti, rivolta proprio a noi stessi, alla nostra energia. Questa è una settimana in cui, da quello che vedo, tutte e tre le varianti sono proprio centrate su noi stessi, pur tenendo presente i fatti concreti della vita di ognuno di noi. Coraggio. Coraggio, come energia avete il coraggio, quindi qui bisogna proprio affrontare qualche cosa qui e ora, e avete una buona dose di intuito, quindi è ben sviluppato, direi, molto attendibile questa settimana. Però pazienza, sì, ma qui e ora, forse la pazienza l'avete già avuta, chissà mai. L'imperatore. Allora, carta di stabilità, di comando anche, quindi di presa di potere di chi non lo molla. Quindi qua sicuramente questo coraggio, visto alla luce dell'imperatore, ci parla anche di questo, no? Di prendere proprio in mano le redini della nostra vita. Vediamo per gli angeli del cuore quale sarà la carta che esce. Opla, 2. Meriti amore e fai uno sforzo. Fai uno sforzo. Segui il tuo intuito, fai uno sforzo. Per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Però anche qua meriti amore. Quindi un invito a ricordarci che siamo degni di essere amati. Quindi laddove ci fosse la tendenza, Dio non voglia, colpevolizzarci o responsabilizzarci quando qualcosa non va, è sempre un'ottima cosa vedere anche quali sono magari le nostre mancanze, ma non esistono solo quelle, quindi diamoci da fare anche a tirarci su. Ci vuole coraggio, fermezza, pazienza, intuito, qui e ora. Quindi siete chiamati questa settimana, direi, a risolvere, a prendere una posizione che sia quella. Allora, le serpi con la casa, attenzione, attenzione. Qua bisogna sì riflettere attentamente prima di usare la linguetta tagliente, però qua bisogna sentirsi a proprio agio. Bisogna fare un po' orecchie da mercanti, bisogna stare attenti a non farci distrarre da eventuali situazioni o persone che potrebbero un po' sviarci, ammaliarci, tentarci. Bisogna restare sul pezzo. Qua è assolutamente importante che noi restiamo fedeli a noi stessi, non ci facciamo tirar fuori magari dei lati del nostro carattere che non ci appartengono. Bisogna avere il coraggio di essere noi stessi qua proprio.
Allora, qui abbiamo una situazione che secondo me sta incubando da un po' e non avete ben chiaro che cosa fare. Manco a dirlo, al centro abbiamo l'altra persona, quindi questa è una stesa che parla per ora prevalentemente d'amore. E ci sta dicendo che qui c'è qualcuno di nostro interesse che ce la sta facendo un po' sotto il naso la questione, e quindi è appena iniziato qualcosa dove, insomma, nella migliore delle ipotesi potrebbe essere che è iniziato qualcosa con voi, non alla luce del sole, quindi in modo clandestino. Vi direi che può essere anche la cosa più importante, ma se non avessi avuto queste carte qui, che come dico non estraggo solo perché sono bellissime, ma anche per una certa utilità. Quindi, secondo me, qui voi vi state un po' neanche facendo fregare, per dire un termine un po' così. Qua proprio, secondo me, non volete aprire gli occhi, ascoltate e volete credere quello che vi viene detto. Quindi però il vostro intuito non è che è aria fritta, ragazzi, qua in ogni caso, poi vedremo amore, lavoro, eccetera, voi avete qua la percezione molto chiara che c'è qualcosa sotto il vostro naso che sta succedendo, ma per adesso preferite farvi, vedete che era uscita i serpenti, quelli che vi ipnotizzano, che vi dicono le cose e voi tranquilli con la casa, no? Va bene, d'accordo, è così, ma lo sapete che non è così. Quindi qui c'è qualcuno che si fa vedere come non è. E voi, che secondo me in questo momento siete un po' delicati in quanto ad autostima, pur di non affrontare una perdita, un distacco, nel lavoro, magari anche qualcosa, insomma, un allontanamento dal lavoro, la perdita del lavoro, o delle liti sul lavoro che peraltro qua ancora non ci sono, allora che cosa fate? Sì, va bene, so che quello che mi dici non è così, ma preferisco fingere di crederci anche con me stesso perché almeno sto tranquillo per un po'. Eh no, che cosa ci vuole qua? Coraggio, coraggio, qui e ora. Chi se ne frega se mi racconti che il mese scorso eri con quella persona, ma non è quello che pensi tu. Io qui e ora ho questi dati, io in questo momento so che come minimo non c'è più lo stesso sentimento di prima, come minimo mi stai nascondendo qualcosa. Poi non è detto che non ci sia un chiarimento. Per il lavoro mi stai dicendo che non puoi darmi l'aumento perché nel 1900 voltati indietro non c'è successo questo e questo, non mi interessa. Non me la stai raccontando giusta. Questa è una stesa che invita al risveglio nei confronti degli altri. Come? Seguendovi nel vostro intuito, usando coraggio e sicuramente anche, insomma, smettendola di avere paura, perché se no, chissà poi che cosa trovo, chissà come resto da solo senza lavoro. E beh, ma voi meritate amore, quindi qui bisogna fare il grande passo, fare. No, questa non dobbiamo alzare, devo alzarla, ma devo toglierla. Mi stavo incavolando talmente tanto. Allora, visto? Ecco qua. Allora, togliamolo questo segreto, togliamola questa omertà, togliamo questa cosa di parlare per mezze frasi, far finta di non aver capito, di berci quello che ci viene detto, perché ci sentiamo piccoli, perché ci sentiamo poco valorizzati, ma ci sentiamo poco, non ci sentiamo all'altezza, ci stiamo veramente tagliando le ali da soli e non è mai una bella cosa, non è mai una bella cosa. Voi avete una percezione che è giusta, poi magari succede questo, e succede che quando si fa finta a lungo tempo, no, di mangiarsi le palle che l'altra persona racconta, alla fine
fine qualcosa dentro di noi ci fa diventare ancora più sospettosi di prima, perché solo noi sappiamo quante bugie abbiamo accettato di ascoltare e di mandare giù. Quindi, voi avete qua proprio una freschezza quasi infantile, no? Nel sapere che le cose tanto stanno così, non come anche come voi stessi avete finto di credere. Quindi, qua, questa persona che è chiave, insomma, portiamola a dire come stanno le cose. Questo segreto, questa diffusione, portiamola a dire come vanno le cose, perché qui la diffusione è ostacolata, però questa è una persona che per voi prova dei sentimenti. Se fosse qualcuno che ormai ha girato la faccia dall'altra parte, vabbè, direi lasciamola andare, ha raccontato un sacco di palle, beh, se le tenga, ognuno si fa la propria vita e tanti saluti. Qua invece è questione di rompere il muro. Bisogna assolutamente parlare, perché qua state rischiando di rovinare il rapporto anche da parte vostra. Sta venendo meno la fiducia, sta venendo meno la complicità, sta venendo meno anche la curiosità, perché tanto ormai sapete che se chiedete una cosa vi arriva quella risposta lì, quindi boh, non gliela chiedo neanche. Questo per le coppie che già esistono. Sospettate qualcosa che c'è stato però nel passato, guardate, è finito. Se sospettate qualche cosa, avete ragione, ma vi state trascinando questo dubbio da un po'. Potrebbe anche essere che questa persona nel frattempo, la terza incomoda, quindi quello che voi sospettate, ancora ogni tanto faccia capolino nella vita della vostra parte. Bene, però qui se non ne parlate non risolviamo niente. Qui bisogna fare che cosa? Rompere il segreto, rompere l'omertà, rompere il tabù di questa cosa. Bisogna andare avanti. Bisogna che ci pensiate voi, perché altrimenti il vostro partner non ci pensa neanche. Però è un peccato, perché qui c'è qualcosa, ci sono sentimenti, ci sono sentimenti. Ma è tutto un po' macchiato. Che cosa dobbiamo fare? Vedere che ci vuole coraggio, quindi questa energia, qui e ora, e c'è poco da fare. L'imperatore è una carta di stabilità. Quindi non crediate che se andate a scrostare dei vecchi muri mandate tutto per aria, perché questo è quello che voi avete paura, di cui avete paura. Invece ricordatevi che voi meritate l'amore del vostro partner, e in questo momento togliere qualche scheletrino dall'armadio può aiutare. Bisogna che lo facciate voi in grande passo, perché lui o lei no, ma d'altra parte è umano, scusatemi, sì, certo, il rapporto nel complesso vostro si sta un po' raffreddando. Però non è che uno vede un rapporto che si raffredda e dice, vabbè, allora per metterlo a posto confesso che l'ho tradito in passato. Non è che proprio suoni benissimo. Eppure è questo silenzio che vi sta dando questa freddezza, che vi fa sentire inadatti, inadeguati. Parlo per voi, non per il partner, no? Quindi c'è bisogno di parlare qua. Qui, ora, now, non ci sono scuse. Certo, poi se non volete farlo non è un ordine, no? Però, insomma, questo è proprio un discorso che mira a liberarvi, a riprendervi in mano quello che è vostro, anche soltanto in termini di serenità, di bellezza del rapporto, di tante cose, insomma, che in questo momento vedo un po' bloccatine da parte vostra. Quindi, coraggio e affrontatela questa cosa. State aspettando un ritorno? Allora, se state aspettando un ritorno, qua l'unica è andarsela a riprendere questa persona, perché altrimenti il coraggio non ce l'ha. Ma vi vedo anche qui, belle, belli bloccati, belle o belle, siete belli comunque, però era per dire che mi rivolgo a tutti. Questo ritorno non c'è, perché questa persona è tornata con il partner originario. E quindi certo che vi amo ancora, ma non ce l'ha il coraggio di venire da voi. Quindi, se volete, questa è una settimana buona per provare a chiarire le cose. Poi, secondo me, nella maggioranza dei vostri casi c'è il ritorno, che però non sia tanto facile, dobbiate andare a farlo voi. Questo sì, perché qui non si muove una foglia, mi dispiace. È stata una situazione bella in passato, chiave, quindi determinante per questa persona, anche per voi. Voi continuate a pensarci, ma non ci vedete chiaro. Non sapete se è tornato dall'altra persona, non sapete se è solo,
non sapete la situazione. Vi dico qua, bisogna sapere. Qua bisogna sapere e poi, no? Quindi questa settimana è una settimana in cui bisogna andare, non lo dico di andare a prendere il toro per le corna, mi sembra poco adeguato, però insomma è così e quindi bisogna assolutamente seguire il vostro intuito, se non altro per poter togliere le ultime incertezze e sapere dove si è. Come dice qua, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati da chi? Non da me. Avete avuto molti segni, secondo me, nella vostra vita, nel vostro modo di sentire, molte cose vi hanno fatto capire che quello è il problema. Quindi qui bisogna chiarire con questo qui e ora. Basta fingere che tanto va tutto bene finché non c'è lo scontro, finché non succede niente, allora ok. No, non sta andando bene perché voi non vi sentite bene qui. Siete single? Allora, secondo me qua arriva qualcuno, però arriva qualcuno che conoscete già, quindi c'è qualcuno che vi sta dietro, ma un po' bloccatina, personcina, quindi bisogna che qui abbiate voi veramente coraggio e fate almeno un cenno, lo facciate con un po' di decisione, anche qui bisogna proprio Vilma dammi la clava per chi si ricorda gli antenati, insomma. Perché ci sono persone che altrimenti, se no, fra 5 anni siete ancora qui a sentire gli interattivi di Cartomantica, io ne sarò lusingata, però insomma magari sarebbe meglio che li ascoltaste fra 5 anni per qualcos'altro. Quindi qui c'è qualcuno che dorme, forse per molti di voi c'è stato qualcosina, ma poi si è fermato lì. Questa è la settimana, scatenatevi perché avete veramente, fate uno sforzo, abbiate coraggio, buttatevi. Alla ricerca di questa persona, chiaramente. In modo un po' energico, perché qua si dorme un po', però c'è questo amore, c'è questa difficoltà nel tirarla fuori questa portata di questo amore, però insomma quindi vale la pena, no? Magari potete anche, vedete, qui è ancora giardino e stelle, magari nelle chat, dei messaggini, potrebbe essere, no? Piano piano, piano piano e poi zac, però poi portate fuori questa persona almeno una volta. Poi magari non vi piace, anche se secondo me comunque questo gesto vi darebbe di nuovo la fiducia che meritate in voi stessi. Quindi buttatevi, questa è una settimana buona, dai. Allora, per il lavoro. Lavoro anche qui c'è da andare a fondo su qualche cosa. Qui c'è qualcosa che non va e voi lo sapete, ve lo sentite, anzi, molti di voi, secondo me, hanno anche indagato un po' per vederci chiaro. Può essere, come dicevo inizialmente, qualcuno a cui che si è sentito negare l'aumento, la promozione, il trasferimento, l'ufficio da solo, o insomma, un po' di cose, con dei motivi che, come si dice, un po' poco credibili. Voi nel corso di quest'ultimo periodo avete scelto, per un po' mancanza di fiducia in voi stessi, un po' per il quieto vivere, avete scelto di accettare le motivazioni che vi venivano date. È arrivato il tempo, qui e ora, seguitevi del vostro intuito, prendete coraggio e parlate tanto. Non è che andrete a fare una scenata. Qui vale proprio la pena di andare a dire scusate, però mi è stato detto questo, questo e questo. A me suona strano, potete spiegarmelo meglio? Qui c'è proprio da aprire, in questo caso nel lavoro, addirittura magari, ecco, forse non è stato ben rispettato il contratto, qua bisogna riandarlo a vedere le condizioni, gli accordi che erano stati presi inizialmente. Chiaramente parlo anche di chi ha delle consulenze, quindi non necessariamente è stato assunto. Stessa cosa se avete un socio che insomma mai verrà da voi a dirvi guarda, in passato ti ho detto una cosa ma non era vera, dovete farlo voi. E se lo fate per tempo, prendete coraggio, lo fate sempre con la vostra autostima alta, altissima, le cose si possono anche aggiustare, le cose si possono anche aggiustare. Certo che non fa bene continuare a tirare avanti pensando che però insomma c'è sotto qualcosa. Qui bisogna assolutamente sfondare. Se siete invece state per creare una professione vostra, o se avete in gestione invece un'attività vostra già da un po', anche qui se vi è stata chiusa una porta sul muso, può essere un cliente, può essere, dicevo, un rappresentante, può essere insomma,
un fornitore, qualcuno che non ve la racconta giusta. È inutile che continuate a dire, però, secondo me, è vero. È vero, fa niente. Andate e chiarite, prendete l'occasione, comunicate, togliete queste nuvole di qui, perché non hanno senso, dovete prendere coraggio, non succede niente. Nella peggiore delle ipotesi, piuttosto che andare avanti con una persona senza fidarsi, perché chissà cos'altro c'è, oltre alle palle che mi ha raccontato, almeno la finite lì. Però qui bisogna togliersi assolutamente tutti questi sassolini, quindi segui il tuo intuito, rifletti attentamente, ci mancherebbe, però a me risulta che qui arriviamo da una serie di riflessioni non indifferenti da mo', qua è il momento di andarci a prendere proprio quello che ci spetta, cioè togliere il muro dell'omertà, togliere il muro delle palle, quelle palle pietose che vi vengono dette. Saprete voi poi come valutare, come soppesare quello che vi verrà poi risposto, sta di fatto che comunque poi sarà tutto un altro lavorare, perché saprete con chi avete davanti, questa volta lo saprete con certezza e magari si riuscirà anche a metterci una toppa, però così non si va da nessuna parte, quindi qui e ora, con questo personaggio così importante nella vostra vita affettiva, vostra vita lavorativa, e che altro c'è, perché insomma affettiva e lavorativa direi che l'abbiamo esaurita lì. Questo è il momento di prendere questo coraggio. Guardate quante caruccia questa carta con la margherita che riesce a spuntare da mezzo alle pietre. Ce ne vuole di coraggio. Beh, se ce l'ha lei, ce l'avete anche voi. Risultato: maggiore stabilità. Adesso vi sentite proprio in bilico, in balia di quello che vi viene detto, di quello che volete credere, di mettervi le fette di prosciutto davanti agli occhi, così non vedo, non sento, non parlo, non soffre, vado avanti, sempre però col tarlo. No, è una settimana in cui riuscirete a farlo, qui non ci sono ma e se, qui arriviamo alla fine della settimana per chi ovviamente desidererà farlo, però direi che siete in molti qui. Qui riusciamo finalmente a vederci chiaro, un po' in tutti i campi, perché l'energia, come dicevo, è sempre la stessa, quindi ricordate il qui e ora, ricordate che vale la pena di fare questo passo e che voi però meritate, quindi non abbiate paura di farlo, di seguire il vostro intuito, pertanto non c'è bisogno di aver paura, sentite che c'è qualcosa da chiarire, è vero, coraggio e stabilità, e vedrete che questa settimana marcherà proprio la differenza. Qui siete voi protagonisti, come vedete, gli altri attori, che poi è uno, rimane lì in attesa della vostra azione, anche perché se no non fa niente, ma questo è un altro discorso, cioè non vedo come a volte capita, un collega vi dirà questa cosa, il vostro partner farà questa cosa, no, qui siete proprio voi al centro di questa settimana come attori, in scena adesso, ciak, cioè è il momento di agire e lo farete. Io spero che molti, la maggior parte di chi è in questa stesa, veramente non vorrà darmi torto e quindi lo farà e ripulirà proprio le proprie energie, ma anche un po' la propria vita, i rapporti con le persone coinvolte in questa stesa che vi riguarda. D'accordo? Beh, quindi insomma, settimana un po' fortina, però bella, ottimista, dove si riescono magari anche a ripristinare dei legami solo alla luce di una nuova fiducia. Bene, quindi anche voi mi raccomando, come sempre, like, iscrivetevi, attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto, andatevi a vedere e nel caso comprate le mie cartine, le mie Lenormandine di cartomantique che trovate nel link nella descrizione del video e in quella del canale. Per il resto io che dirvi, vi faccio un enorme, enorme in bocca al lupo e forza e coraggio e ci vediamo qua la prossima volta insieme a voi su cartomantique. Ciao. Bene, con questo siamo arrivati alla fine di questa stesa. Per vedere l'energia della settimana dal 5 all'11 di ottobre, spero che abbiate trovato degli spunti interessanti. Quindi, come sempre, se lo desiderate, mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Andate a vedere le carte di Cartomantique, che molto timidamente stanno qui, eccole qui, e che potete andare ad acquistare sul link che trovate qua sotto nella descrizione del canale e le trovate anche nella descrizione generale del canale. Quindi, mi raccomando, andatele a vedere.
andatele a prendere, poi più avanti faremo il solito video che avevo promesso anche con una lettura di dimostrazione. Per ora io vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantic.